Siamo la sera tarda a Roma, vicino al barcone sul Tevere di Renzo Banchi. Abbiamo assistito e partecipato alla presentazione del libro di Fregnani con Giorgio e abbiamo Vitali, abbiamo discusso di temi seri, moderni, ma anche riferendoci all'antichità. E qui siamo nell'antichità, ecco. È un'antichità esemplare. Se noi conoscessimo di più che cosa è stata l'Italia, che cosa è stata l'Europa nel passato, avremmo più orgoglio del presente e rifiuteremmo di essere degradati come lo siamo. Però questo esige il culto e l'amore del nostro passato, di chi siamo stati. È come uno che ricorda le origini che non erano volgari e non si capisce perché deve involgarirsi nel corso degli anni. Noi ci stiamo involgarendo. Si parlava di recupero della nazionalità, di recupero della sovranità, di evitare questo internazionalismo sovrapposto alla nazione. Soverchiante la nazione. È giusto, tutto questo è giusto, purché però poi la nazione ricordi e riscopra e voglia essere degna del suo passato. E se questo in Italia accade, non temeremo nessuno al mondo, perché un passato come quello italiano ce l'hanno pochissimi, ma non qualcuno sopra di noi e meglio di noi. Grazie, professore. Come diceva Mazzini, come sosteneva Mazzini, tra l'altro ho preso un documento molto importante che leggeremo quanto prima, l'identificazione di nazione con la storia è elementare. Non puoi assolutamente rinunciare alla tua storia. Se rinunci alla tua storia dimentichi no, la nazione. No, ma è inscindibile. Neanche se volendolo fare lo si può fare. Esattamente. Perché è come la propria anima che tu non puoi vendere, e non puoi separarti. Questo concetto è stato espresso in maniera brillantissima in un pezzo di Giuseppe Mazzini che io leggerò quanto prima. Scusa Maurizio, se posso aggiungere una cosa, tra due settimane esce un mio libro intitolato Personaggi, dove io propongo proprio questa cosa, veludiamo che cosa è stato il passato, italiano ma non solo, però c'è anche Alessandro Magno, perché poi le personalità o i popoli che hanno costruito qualcosa si riversano sugli altri popoli. Assolutamente. Questo è un vantaggio biunivoco, perché da una parte e dall'altra c'è una costruzione. Cioè non è l'internazionalismo sovrapposto, cancellativo. È un'aggiunta. È un'aggiunta. Un fatto appositamente da quelli che vogliono cancellare tutto, perché vogliono un dominio sulla plebe. D'accordo. La neutralizzazione e l'indifferenziazione è il disastro più assoluto della storia umana. Esattamente. Bene, bene. Bene, ragazzi, signori, grazie mille, buona serata. A presto. Tutti, a tutti, se vuoi fare un tuffo nel No.